Indagato due volte, il maresciallo dei carabinieri Nicola Testini, originario di Andria, coinvolto nell'inchiesta sul caso Marrazzo per aver insieme ad un collega partecipato all'incursione in via Gradoli a Roma e ricattato l'ex governatore del Lazio, a sua volta ripreso con un telefonino in compagnia di un trans, rientra a pieno titolo anche nell'altra inchiesta della Procura di Roma, quella per la morte di Gian Guerino Cafasso, lo spacciatore dei trans deceduto per una dose tagliata male di cocaina. Testini, in questo secondo fascicolo, è indagato per omicidio volontario in base alla testimonianza resa da Jennifer, la trans che era con Cafasso, la sera prima che fosse trovato il suo cadavere e con la quale aveva sniffato la sua ultima dose di cocaina. Cafasso era lo spacciatore che riforniva di droga anche Brenda, la trans amica dell'ex governatore, trovata morta in circostanze ancora misteriose nella sua casa giorni dopo lo scandalo che coinvolse Marrazzo. La posizione di Nicola Testini, dunque, che sembrava avesse trovato in Cafasso un informatore grazie al quale aveva saputo di Marrazzo, si aggrava.